Cari amici di AndroidBlog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Torniamo a bomba sul nostro Huawei Honor U8860. Adesso andiamo a vedere un po' più da vicino qual è la sua dotazione software. Faccio una cosa rapidissima, non mi tengo incollati, cerco di stare nei 5 minuti, diciamo così. Allora, il dispositivo non l'ho ancora configurato con i miei dati perché vorrei fare vedere solo quello che c'è al suo interno, senza che poi vengano scaricate le mie applicazioni e quant'altro dal market. Quindi andiamo a vederlo. Dunque, tanto per cominciare, prima sorpresa, perché in teoria il dispositivo usciva con Android 2.3 Gingerbread, in realtà è già l'aggiornamento, come potete vedere, ad Ice Cream Sandwich. Andiamo subito a nelle nostre impostazioni e tanto zoom, scusate che mi sono reso conto adesso che sono un po' lontano. Allora andiamo a zoomare, perfetto, informazioni di telefono e abbiamo versione Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, ok? Quindi è già un bel passo in avanti, mi sembra già molto buono. Dicevamo, dotazione software, ovviamente al momento tutto stock, quindi lancio stock e via discorrendo. In realtà il launcher è una cosa un po' particolare, perché così è un launcher stock, ha una funzionalità che da quello che sembra essere uscito in questi giorni potrebbe essere anche introdotta nella prossima versione di Android, è la possibilità di essere personalizzata, cioè di cambiare il tema. Basta cliccare sul tastino menu, abbiamo impostazioni tema e abbiamo il classico Android, si può cambiare, si può passare a brezza, che non lo so, mi ricorda un po', ma non so neanche io, vagamente la TouchWiz forse, sì, il browser, l'icona del browser ricorda un po', diciamo, i dispositivi quella che è la personalizzazione Samsung. Oppure possiamo impostare down, vedete, cambia ancora e abbiamo queste icone, cambia lo sfondo e si regola tutto di conseguenza. Devo dire una cosa piuttosto carina, con un semplice click si passa dalla versione Android normale alla versione personalizzata, diciamo che non mi dispiace. Vediamo quali sono le applicazioni. Dunque, partiamo dall'inizio, come potete vedere non sono tantissime. Abbiamo l'App Installer, che praticamente è un'applicazione che ci consente in modo semplice di poter installare eventuali applicazioni presenti nella nostra scheda SD. La scheda SD al momento non c'è, l'unica cosa che c'è, come potete vedere, sono le email, che è l'unica cosa che ho impostato che mi serviva, e quindi niente. Andiamo avanti, abbiamo la funzione DNA, quindi la possibilità di condividere i contenuti su un dispositivo che lo supporta. Nel mio caso, io in casa ho un televisore collegato al wifi, quindi con questo dispositivo posso condividere tutto, ma si può dividere con qualsiasi dispositivo supporta questo tipo di tecnologia. Ormai sono in molti, anche i PC non hanno nessun problema a supportarla, funziona più o meno su tutti. Andiamo avanti, esci, la chiudiamo del tutto, che non si sa mai. Andiamo avanti, abbiamo Documents to Go, che lo troviamo già installato di default nel terminale per la lettura, la modifica dei nostri documenti. Poi vabbè, le classiche Facebook e quant'altro. Vediamo un attimino l'app della fotocamera, vedete che mi raddrizzo, ok, perfetto. Vabbè, adesso mi dice che non c'è la scheda SD, ok. Andiamo a vedere l'eventuale menu. Allora, qua abbiamo gira, ok, il tipo di scatto singolo, HDR o panoramico. Abbiamo la possibilità di utilizzare degli effetti prima dello scatto, molto carino. Facciamo un indietro, chiedo scusa, sono un po' handicappato con i tasti perché non sono più abituato. E poi cosa abbiamo? Andiamo un po' nel menu, abbiamo la possibilità di inserire il timer, la revisione, cioè il fatto che venga mostrata la foto subito dopo che viene scattata, la qualità dell'immagine molto buona, buona, normale. E ecco, bravissimo, ho sbagliato a schiacciare. Come dicevo, sono un po' handicappato. Abbiamo la possibilità di gestire il flash, la dimensione della foto, che arriva a 8 megapixel, 532 o 03. Abbiamo la messa a fuoco, che possiamo impostarla su automatico oppure no. Salva anche con esposizione normale, quindi funzione HDR, la possibilità di mostrare la griglia, il tank GPS, dove viene salvata la fotografia. Adesso scheda di memoria, cioè la memoria interna, perché la SD, dicevamo, non c'è. Facciamo un ripristino predefinito per dopo, ok.
andiamo indietro, dicevamo, fotocamera. Poi vabbè, galleria, quella stock, gestione file, è un browser per i nostri file, molto carino perché viene comunque diviso tra file, archivi, quindi zip e quant'altro, immagini, video, audio, applicazioni, basta cliccare sopra, c'è anche la suddivisione tra locale e scheda SD, vedete nessuna SD presente, categorie, diciamo che è fatto molto bene, piuttosto carino. Gmail, Gtalk, le solite cavolate per modo di dire, nel senso che non c'è nessun problema a trovarlo in altri dispositivi. Meteo, piuttosto carino, c'è anche il widget come avete visto prima, c'è l'animazione, nessun aggiornamento, vabbè, è ovviamente ancora tutto da configurare, però come potete vedere basta scorrere, si possono impostare le città che preferiamo. Vediamo se mi fa fare un aggiorna ora, aggiorna, vediamo cosa succede. Ecco qua, vedete? Milano. Molto carino. Andiamo avanti. Navigatore, Play Store. Abbiamo la radio. Ovviamente adesso mi dice che non ci sono le cuffie, perché se non funziona l'antenna. Comunque, radio FM. Sicurezza, che è praticamente... la possibilità di proteggere determinati file, di codificarli, di mettere tutto sotto un'unica password, serve un po' a blindare dei nostri dati sensibili. Abbiamo la funzione torcia, ormai l'abbiamo già visto su diversi dispositivi, abbastanza comoda, diciamo. Tutti i backup serve per effettuare un backup del nostro terminale, dati di sistema. Si può fare un backup rapido, un backup programmato e le applicazioni. Adesso mi dice caricamento in corso, attendere. Ok, vedete? Mi chiede cosa voglio salvare, SMS, impostazioni di sistema, sveglie, segnalibri, account, calendario, blocco note. Io dico di sì e facciamo. Se clicco su backup, lui sta eseguendo il backup, tanto se c'è poco, backup completato, nessuna scheda SD installata, i backup sono stati salvati nella memoria interna, e intanto io ho fatto un bel backup dei miei dati e sono tranquillo. Chiudere, ok. Andiamo avanti, basta. Come vedete, intanto potete iniziare ad apprezzare la fluidità, che devo dire è veramente buona, e la qualità del display, che mi piace parecchio. Per il momento, cari amici di AndroidBlog.it, direi che mi sono già dilungato troppo, volevo essere più conciso, non ci sono riuscito. Il resto del software lo conosciamo, le caratteristiche di Ice Cream Sandwich ormai sono note a tutti, no, è inutile che mi sto a perdere in altre cavolate. Direi che possiamo fermarci qua e vedere tutto in maniera più approfondita, più dettagliata nella prossima recensione, che arriverà fra qualche giorno. Il tempo di metterlo ancora un po' sotto torchio e capire bene quali sono le sue potenzialità. Per il momento è tutto, amici di AndroidBlog.it. Ciao dal vostro Alessandro.